Adesso ci sarà il momento della poesia accompagnata dalla musica di sottofondo di Tonino Nunnari. Francesca presenterà la nostra poetessa, Natina Pizzi. Allora, adesso è il momento magico dell'evento perché si esibirà tra poco una delle anime profonde e sensibili dell'aria grecanica. Parliamo di Fortunata Pizzi, nata a Condofuri in provincia di Reggio Calabria, laureata in filosofia presso l'Università degli Studi di Messina. Ha una profonda voglia di conoscere le varie sfaccettature dell'anima, quindi introspettiva molto, fa di essa un'introspettiva psicologica, potremmo definirla nella sua poesia, e poi è molto impegnata nel sociale. Ha redatto la prima guida italiana in Braille, il Museo Nazionale di Reggio Calabria, poi la prosa. E ancora parliamo di altri libri molto importanti come Afrodite, parliamo appunto di produzione poetica con la Silloge Che Senso Ha. Premio Città di Palmi 2008, quindi L'Istante Perfetto e Lo Spigolo del Cerchio. Parliamo anche della riedizione in un unico volume, la trilogia dell'istante, dunque Afrodite, l'istante perfetto e lo spigolo del cerchio, e sta approntando due nuove opere, una in versi. Agli altri riconoscimenti e premi letterari, Natina Pizzi, ricordiamo il racconto e fu sogno e fu realtà, ha aggiunto un altro risultato, prima classificata alla seconda edizione, parliamo del 2013, del concorso di narrativa La vita e i suoi racconti della rivista Poeti e Poesie, direttore Elio Pecora. Noi abbiamo avuto appunto la fortuna di averla qui per l'inaugurazione della sede di Cronos Arte e adesso appunto si esibirà con le sue poesie. La lettura sarà di Mimma Giordano. Allora, le poesie che adesso vi leggerò in maniera spero degna, perché io poi non sono un'attrice, sono semplicemente un'amica, per cui fra me e Natina c'è un feeling affettivo e anche intellettuale, spero, sono tratte da questa ultima raccolta, la trilogia dell'istante. Inizio subito con la lirica Narciso che è tratta dalla Silloge Afrodite. Amati quando il vento strusciandosi farà di te un fascio di aria. Amati quando la solitudine ti prenderà per mano e ti condurrà a casa. Amati quando al mattino ti ritroverai vuota perché i pensieri sono finiti. Amati quando nell'orto sarai costretta a bere fino all'ultimo sorso. Amati quando con le rughe del tuo viso faranno un ventaglio. Amati quando sarai cenere. Adesso ci sarà la collaborazione attiva di Francesco e di Natina, perché questa poesia è sta particolarmente a cuore a Natina ed è Clitennestra. Possiamo iniziare? Clitennestra, nel drappo ti avvolgo, ti spingo al sorriso, ti stendo per terra, ti sento, comprendo. Ti invito a tornare, ti prego di farlo, ti attornio di giochi, di passione ti accendo. Ti tengo fermo, ti spingo all'azione, ti dono quello che vuoi, ti dico di sì, ti sconvolgo, non ti lascio pensare, al cuore ti appendo, tu vuoi restare. Non conosci il mio nome, non vuoi saperlo. Ti sussurro all'orecchio. Sono l'infedeltà. Grazie.
esattamente come ora. Ci siamo perfettamente accordati, senza saperlo. A lei. Un grazie extra large a Natina Pizzi. Io continuo la lettura. Tredicesima figlia di Eolo. Sono nata in un mese di 31, il giorno in cui Eolo spronò i venti. Pochi minuti di travaglio, l'istante in cui mia madre mi baciò, l'estate mi diede il fuoco dei suoi raggi. Eolo di certo mi adottò. Ratto, s'accende il fulmine in me. Da quell'istante mi nutro di baci, baci sulla bocca, baci sul petto, baci all'odor di camomilla. Baci frizzanti di cascata eterna. Allora, l'intermedio musicale sarà curato dalla cooperativa sociale La Sentinella, presidente Tonino Nunnari ed è il direttore del laboratorio musicale Professional Music Academy, alla chitarra Tonino Nunnari, accompagnato da Enrico Laganà.
passiamo alla Dante Perfetto del 2009. Collana di stanti cadenti sul petto, pulviscolo di tempo che scardina l'eterno, grate di prigione, chiave di secondini, graffi di smeraldi all'India rubati, cerchi di futuro, panzè di ricordi, amanti di dolori, nel viola svanito, nodi di trasgressione, dove inceppe il cuore, istante di lucertola, con la coda nel mutevole. Io, con il vizio di perle, sprofondata negli abissi, lottando con le ostriche ossessionate dal possesso, perle ad una, mantello sulla pelle, corone dentro il cuore di prezioso fascino, testarda, negli abissi trainerò dolci virtù, appassionata dal vizio, dal biancore di perle. Finirò di lottare, lama di rasoio, riccioli capricciosi, non giochi al vento. Finirò di lottare, lama di rasoio, riccioli capricciosi, non giochi al vento. Ho quello che colsi fino a quella data, so quel che dirò l'ultimo istante. Uomini grandi, uomini meschini, niente vertigini, niente voragini. Con l'ultimo tassello chiuderemo il cerchio, eleveremo inni, reciteranno salmi. Questa era l'ultima poesia di questa silloge, per cui possiamo continuare con l'intermezzo e poi concluderemo con l'ultima silloge. Grazie.
arriviamo allo spigolo del cerchio del 2012. Sdraiata sulla mia follia, vuota di pensieri e idee, dicevo a voce alta nomi di amanti mai esistiti. Erano forse nomignoli di balocchi persi nel tempo, setacciati dalla memoria. Desiderosa di contenuti, udivo voci di palcoscenico interpretare con enfasi la brillante commedia della mia vita semiseria. Sdraiata sulla mia follia, non sono perdonata e non intendo perdonare questa umanità ameba. Amore mio antico, svoltiamo il timone sui bianchi fondali, succhiando perle. Si annoda nel cuore il desiderio di te, di fiore che sboccia ripetendo parole, di fiore che scoppia spargendo profumo, di fiore che guizza dal guscio di un uovo, di fiore che urla dall'alto di un cielo, di fiore che bestia non ti sa divorare, di fiore che è sasso e ti tiene per mano, di fiore che è foce e non ti disperde, di fiore che crolla senza frastuono dopo l'amore. Donna, ti ripeti, donna, sfogli pagine di storia, con forme in chiaroscuro, intorno al tavolo rotondo. Donna, ti ripeti, donna, con i capisaldi di lotta, concetti e idee concrete, per partorire i tuoi diritti, dinanzi a barriere di uomini fortificati da elmi e da scudi, che ti temono e ti stropicciano, castrati dalle pari opportunità. Donna, ti ripeti, donna, con la costola dell'intuito che fa l'uomo un sombrero quando il sole è cocente, tra il bollire di passioni, contraddizioni e dissensi, dedizione e alterigia. Senti la pelle di donna, cesta di sensibilità, adagiata sulla testa, covo della ragione all'imporsi dell'istinto. Donna, ti ripeti Maria, Penelope, Cornelia, Persefone, Didone, tu che sai dare amore. Donna, ti ripeti eco, impietrita nel corpo, la vita in un suono, nelle ultime sillabe. Sotto il pergolato gocciolava ambra, grappoli d'uva matura, sfavillanti in agosto. Sullo stralcio di letto, acino dopo acino d'oro, dalla mia bocca alla tua, li abbiamo assaporati, li abbiamo masticati, li abbiamo ingoiati, acino dopo acino d'oro, fino alle foglie smeraldo incastonate nei tralci. E ora facciamo un'altra breve pausa musicale. Prima dell'ultimo regalo che ci ha donato questa sera Natina Pizzi, regalandoci una poesia che è un inedito e che è stata un regalo ed è stata pensata per la giornalista delle Cambrie, anche lei Regina, che voi conoscerete, ed è una poesia che è molto cara da Delle Cambrie, tanto che Natina ci ha raccontato che la custodisce sul suo pianoforte, l'ha incorniciata, quindi con questa poi chiuderemo, grazie. Thank you.
Festa delle rose. Muovono antichi passi gli archetipi dell'inconscio, accendono di scintille gli affascinanti miti. Tu voli su ali leggere, su dea, ninfa, principessa, che partorisce Nosside, devota Saffo la sacra. Indossi astuto mantello di bimbe adolescenti, dissolvi tutti i dubbi con femminilità elevata. Tu, guerriera, amazzone, audace nella battaglia, raccogli i semi di Marte per la festa delle rose nel portico di Afrodite, prescelta per l'amore, avanzi con le donne colorate dal piacere. Io forse sono un pochino irrituale, ma passo subito la parola a Natina. Ti passo il microfono. Ecco qua. Buonasera, io ringrazio tutti i presenti. Sono contenta di aver partecipato alle lodi dell'artista Nino Scaramuzzino. Non l'ho conosciuto e questo mi dispiace. E sono qui di poter stasera parlare appunto della mia poesia. Vi ho fatto ascoltare alcuni dei miei istanti. Infatti la trilogia dell'istante si chiama L'ultimo libro. Istanti sono quelli di cui abbiamo vissuto questa sera. Abbiamo vissuto l'istante di Nino Scaramuzzino, della sua famiglia, della moglie e di tutto un mondo passato e presente nello stesso tempo. E gli istanti sono tanti. Abbiamo vissuto l'istante della mia poesia. Gli istanti sono tanti e noi li dobbiamo raccogliere. Li dobbiamo raccogliere ogni momento. Un istante non è mai uguale ad un altro. Istante vuol dire una cosa. Sapete cosa? Vuol dire emozione. È dall'emozione che nasce la poesia. E soltanto in quell'istante è quella poesia. Perché nell'istante dopo è un'altra poesia che esprime un'altra emozione. E in questa collana di istanti cadenti sul petto, sono in questi istanti che noi dobbiamo cogliere, che noi dobbiamo capirli, che noi dobbiamo comprenderli per poter crescere ogni istante, perché ogni istante ci dà la possibilità di crescere, di conoscerci e quindi di conoscere anche gli altri. Ci dà la possibilità di comunicare, ci dà la possibilità di unirci in sinergia, non in competizione. Niente nasce dalla competizione, niente nasce dalla negatività. Tutto viene fuori da quell'istante, se vogliamo perfetto o imperfetto, però sempre da un istante costruttivo, da un istante che ci fa vivere, che ci fa sentire vivi. E non ci fa lamentare ogni momento perché siamo stanchi, perché siamo annoiati, perché la vita è un talorno di tutti i giorni. No, dobbiamo essere vitali. È la vitalità quello che vive, anche se siamo tormentati. Io vi assicuro che chi parla, ovvero io, sono alquanto tormentata. Però tutto questo non toglie assolutamente la grande vitalità che c'è in me. È un impasto, come dicevo poco fa Mimma, parlando per caso, è un impasto di tormento e di vitalità. Forse così è la vita di tutti e noi dobbiamo vivere ogni giorno nutrendoci di questo impasto. Penso di aver detto tanto. Continuiamo con la poesia. Rosalia Salvatore, Rita e Chiara Scaramuzzino ci leggeranno, ci reciteranno alcune poesie che tanto piacevano a Nino Scaramuzzino. La morte è la curva della strada. Morire è solo non essere visto.
Ti ascolto, sento i tuoi passi. Esistere, come io esisto. La terra è fatta di cielo, non annido la menzogna. Mai nessuno si è smarrito. Tutto è verità e passaggio. A noce, quando dormia, sognè. Bendita illusión, che una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, perché hace que escondida, agua, vienes hasta mi manantial de nueva vida, en donde nunca bebí. A noce, quando dormia, sognè. Bendita illusión, che una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar. Y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche, cuando dormía, soñé. Bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Stanotte, mentre dormivo, ho fatto un sogno. Benedetta illusione, ho sognato che una fonte sgorgava dal mio cuore. Dimmi, canale nascosto, acqua, perché vieni a me? Sorgente di una nuova vita che non bevi mai. Stanotte, mentre dormivo, ho fatto un sogno. Benedetta illusione, ho sognato che dentro il mio cuore c'era un alveare e api dorate fabbricavano con le antiche amarezze bianca cera e dolce miele. Stanotte, mentre dormivo, ho fatto un sogno. Benedetta illusione, ho sognato che un sole ardente splendeva dentro il mio cuore. Era ardente perché emanava il calore di un rosso focolare. Ed era il sole perché illuminava e perché mi faceva piangere. Stanotte, mentre dormivo, ho fatto un sogno, benedetta illusione. Ho sognato che dentro il mio cuore c'era Dio. Non saprai mai che la tua anima viaggia, come in fondo al mio cuore, dolce cuore adottivo, e che nulla, né il tempo, gli altri amori, gli anni, impediranno mai che tu sia stato. Che la beltà del mondo ha già il tuo viso, di tua dolcezza vive, splende del tuo chiarore, e all'orizzonte il pensieroso lago narra soltanto la tua serenità. Non saprai mai che porto la tua anima, come una luce d'oro che rischiara i passi, che un po' della tua voce suona nel mio canto. Dolce fiacco le tue racci, dolce braciere la tua fiamma,
mi insegnano il cammino dei tuoi passi. E un poco ancora vivi, perché ti sopravvivo. È notte, inverno rovinoso, un poco, sollevi le tendine e guardi, vibrano i tuoi capelli selvaggi, la gioia ti dilata improvviso, l'occhio nero, che quello che hai veduto era un'immagine della fine del mondo. Ti conforta l'intimo cuore, lo fa caldo e pago. Un uomo si avventura per un lago di ghiaccio sotto una lampada storta. Anch'io vorrei dire il mio ricordo su Nino. Il mio ricordo, più che il mio ricordo, il pensiero. Come lo sto leggendo anche in questi giorni che ho sentito, anche questa sera, ma anche in questi giorni che ho sentito le nipoti, ho scoperto delle nuove cose su Nino che non conoscevo, perché non si finisce mai di conoscere una persona. E qua sono state dette tante cose, tra cui l'umiltà, e questa gliela riconosco anch'io perché era una persona molto umile e molto silenziosa, quindi appunto per questo è anche difficile da conoscere a fondo. Nella sua molteplicità, perché insomma ha spaziato dall'arte alla filosofia, ci ritroviamo tante cose, anche ha fatto regia, ho scoperto sceneggiatura. La cosa che mi ha colpito subito ieri, forse anche... ovviamente per, è soggettiva anche questo pensiero, e quando Concetta mi ha detto che lui non firmava alcuni dei suoi quadri, questa cosa mi ha colpito perché in effetti io ritrovo proprio l'uomo che viaggia verso l'infinito, in questo senso, che ha scoperto cosa significa, che ha dialogato con l'infinito, con l'assoluto, perché un artista vero, un vero artista fa anche questo, dialoga. Perché dialoga? Perché lo ritrova nel silenzio, e lui ce l'aveva questo silenzio e questo dialogo. Quello che ho ritrovato è, paradossalmente, che magari non si vede, ma non si deve vedere, secondo me è proprio la spiritualità di Nino, in questo suo viaggio silenzioso, in questo suo dialogare con l'infinito e con l'assoluto. Tanto da annullarsi, che secondo me proprio poi alla fine noi ci perdiamo tutte queste luci, però secondo me lui era riuscito in questo, comunque stava viaggiando verso questo, e lo dimostra, la dimostrazione secondo me può essere sia anche il fatto che lui aveva annullato il fatto di essere qualcuno, cioè lui non era quello il suo cammino, lui, per lui stava viaggiando verso qualcosa, verso qualcuno, ma non era nessuno alla fine, infatti non firmava neppure alcuni dei suoi quadri, era riuscito, diciamo, in questa era, sta viaggiando verso l'essere completo. Questo è il ricordo che mi ha colpito, cioè la cosa che mi ha colpito. Le ragazze, le perle di Nino. Cronos Arte vi dà una tessera associativa permanente, socio onorarie di Cronos Arte. Grazie.
un pensiero sempre da parte dell'associazione, è un'opera di una nostra associata, di una nostra artista, Graziella Romeo. È un omaggio floreale. Grazie. Ragazza di Tonino Nunnari, siccome il tuo ragazzo è stato gentilissimo e non possiamo donarle un omaggio floreale, lo daremo a te. Grazie Tonino, grazie a voi. E al tuo compagno, grazie tante. Noi contiamo di fare spesso di questi incontri dedicati a Nino, lo vogliamo ricordare. Va bene, adesso andiamo ad inaugurare la nostra sede, così prendiamo pure un po' di aria, perché ci siamo un po' stancati a stare qua dentro, prendiamo aria e così potete ammirare pure le opere degli artisti di Kronos Arte. Dopodiché possiamo ritornare perché sarà offerto un buffet. Thank you.
Antonino Scaramuzzino, pittore, scultore e architetto. E siamo in compagnia della poetessa Natina Pizzi. Allora, il motivo della sua presenza qui a Pentidattilo? Sì, sono venuta, sono stata invitata da Kronos Art e ho portato le mie poesie della trilogia dell'istante e sono state lette da Mimma Giordano. Ho fatto una pantomima con Francesco interpretando la poesia Clitennestra che fa parte della raccolta mia di Afrodite. Ringrazio Kronos Art di avermi invitato in questo posto meraviglioso che è Pentidattilo, che è veramente una fonte di ispirazione per la poesia. Enrico Costa, professore dell'Università Mediterranea, ecco il motivo della sua presenza qui a Pentidattilo. Ma io sono sempre stato legato al territorio, del resto insegno urbanistica, e insegno da 40 anni a Reggio Calabria e per me non può esistere l'insegnamento soltanto dalla cattedra basata sulla cultura del docente, vanno integrate le culture dei docenti con le culture dei discenti del territorio nel quale noi agiamo e quindi venire a questa associazione per ricordare tra l'altro un architetto, io ho insegnato per anni ad architettura, per me è stato più che un piacere un dovere perché ho conosciuto meglio la regione nella quale ho lavorato per 40 anni. Comunque Pentidattilo è un sito che meriterebbe maggiori e migliori attenzioni. Sì, purché non siano attenzioni speculative. Purché non siano attenzioni speculative, il territorio è stato già abbastanza devastato. Oggi Pentidattilo è bello visto con le spalle al mare, mentre invece la vista sul mare da Pentidattilo è assolutamente desolante e bisogna porre un freno a questo. Presidente dell'associazione che ha organizzato la commemorazione di Nino Scaramuzzino, Carmela Mafrica, ecco com'è nata questa idea? Veramente il nostro artista prematuramente scomparso diceva sempre che tutto deve iniziare da Pentidattilo, che l'arte, la nostra arte deve iniziare a Pentidattilo. Poi abbiamo avuto l'opportunità di avere in dotazione questa casetta che ci è stata donata dall'associazione Pro Pentidattilo, che noi non finiamo mai di ringraziare. E dunque intanto viene a mancare Antonino e noi abbiamo deciso di inaugurare la nostra sede espositiva e di mettercela tutta per rendere omaggio, onore a questo nostro grande artista. Siamo insieme al dottore Principato, ha fatto un intervento veramente molto emozionante. Sì, abbiamo fatto questo intervento in onore di Nino, che io personalmente annovero tra i miei maestri di strada. Voglio dire, è stato un professore, un padre di cultura spirituale per me. Socio fondatore dei Fossatesi nel mondo, che lo ricordano con orgoglio, ricordano le sue lezioni, i momenti passati assieme, la sua pittura, il suo senso della filosofia metafisica anche impressa nei suoi quadri e soprattutto la voglia di progresso e di rivoluzione, di affrancamento della cultura contadina dell'entroterra dell'area grecanica, un affrancamento che doveva essere di natura economica ma che non dismetteva i valori propri che fanno parte del cardine appunto di questa cultura.
Dovessi dare un ricordo di Nino, lo ricordo più che altro come un professore buono. Lui aborriva le docenze, lui era contro i professori dal collo impettito, contro i professori borghesi, contro le saccenze, contro la superbia borghese. E noi oggi l'abbiamo ricordato con orgoglio e rivendichiamo il fatto di averlo avuto con noi per un periodo seppur breve di vita associativa, e faremo tutto il possibile per raccogliere la sua eredità anche intellettuale e fare in modo che la sua memoria non vada perduta. Sì, effettivamente è stato per me doveroso venire a questo incontro con il ricordo dell'architetto Scaramuzzino, che io ho avuto la fortuna di conoscere. Devo dire, mi spiace per non averlo conosciuto così profondamente. Stasera ho scoperto degli aspetti molto belli e importanti dell'architetto Scaramuzzino che a me non erano ignoti, diciamo, ignoravo questo suo aspetto. Per cui è stata una serata veramente intensa, commovente e profonda nello stesso tempo. C'è anche Elisabetta Marcianò che dirige un'associazione culturale, Libera Arte. Libera Arte, sì, un'associazione di Reggio Calabria, e io ho accettato con vivo piacere di intervenire questa sera perché credo nella rete, credo nella possibilità di intervenire sul territorio con eventi culturali di spessore e di qualità. E ho conosciuto anche l'opera di Nino Scaramuzzino, la trovo assolutamente in linea con quello che sono i miei pensieri ideologici e filosofici, quindi sono felice di essere qui e di aver condiviso con tutti questo momento di intenso valore culturale. Presidente dell'associazione Pro Pentidattilo, Giuseppe Toscano, ricorda così il pittore, scultore e architetto, nonché amico, Nino Scaramuzzino. Ma questa serata non solo è dedicata a Nino, per la persona che è stata e che continua a essere, ma questa è una serata che abbiamo organizzato, che Cronos ha organizzato grazie a lui. È la sua serata, l'aveva pensata, immaginata, descritta già 2-3 anni fa. Questa sera si è realizzata, lui non c'è fisicamente, ma sicuramente da qualche parte Nino ci starà guardando.